negli anni abbiamo visto un evolversi del management nel mondo sportivo, nel mondo del calcio in particolare, partendo da quelli che erano, chiamiamoli, presidenti mecenati, quelli che erano tifosi in primis. Ricordo negli anni 80, primi anni 90, i Massimino per esempio qui a Catania, Rozzi ad Ascoli, Anconetani a Pisa, che erano spinti più che altro dalla passione che non da una vera e propria voglia di managerialità. Poi pian piano c'è stata un'evoluzione, già con le grandi società come Milan, Inter, Juventus, che venivano da mondi aziendali molto strutturati, hanno cominciato a creare anche nelle società di calcio una sorta di management molto più vicino a quelle che sono le realtà aziendali che si muovono al di fuori del calcio. Oggi siamo in una fase ancora nuova di evoluzione, oggi c'è un business più spinto, ci sono dei grandi investitori, ci sono fondi importanti a livello mondiale che investono sul calcio, con le finalità che qualcuna è un po' più chiara, qualcuna la capiremo meglio. Esiste ancora la figura del presidente mecenate, o perlomeno una forma di presidente mecenate, come può essere lo sceicco del Manchester City, come può essere quello del Paris Saint-Germain, però con una finalità diversa. Non lo fanno solo per la passione, per il tifo, ma perché cercano di creare valore, magari non comprando una sola squadra, ma creando un gruppo di società, creando sinergie tra le varie società per creare valore anche a livello di business e non solo a livello sportivo. In questo senso le leve del Catania Calcio quali sono? Le leve del Catania Calcio, un po' per la dimensione della città, un po' per la passione che circonda, sarà sicuramente puntare sul settore giovanile, perché è fuori discussione che poi il player trading incide enormemente sui bilanci, quindi più si riesce a creare valore nel settore giovanile più si può andare verso una sostenibilità aziendale. L'obiettivo però, il nostro presidente è stato molto chiaro, l'obiettivo è quello di vincere e di riportare il Catania più in alto possibile. Oggi parlare di Champions League sarebbe una follia, già riuscire ad arrivare in Serie A e mantenere la Serie A, perché non si tratta di arrivarci per poi riscendere la stagione successiva, ma che ha una società strutturata che abbia le possibilità di rimanere in Serie A il più a lungo possibile. E poi durante i campionati può succedere di tutto. Parliamo dello straniero. Ecco, dove lo cerchiamo lo straniero? Perché ho sentito, diciamo così, tra le varie ed eventuali, che c'era possibilità anche in Australia di far venire qualcuno. Quanto è vera questa storia? No, allora, c'è stata una dichiarazione che aveva fatto Marc Bresciano, che speriamo presto di avere con noi, che sicuramente creeremo delle sinergie con il mondo del calcio australiano. In questo momento noi puntiamo su Catania e sugli italiani. Poi, se c'è un campione australiano, perché no? Abbiamo avuto esempi, proprio Bresciano e lo stesso nostro vicepresidente Grella, che sono partiti dall'Australia e hanno fatto un'ottima carriera di calcio anche in Italia e non solo, e anche in Inghilterra. Benissimo. E l'altra domanda che è questa, cioè sostanzialmente una squadra che vuole andare in Serie B ha bisogno di quanti giocatori che giocano in Serie B e che vanno in Serie C? Ah, è difficile. Se ci fosse una regola sarebbero tutti capaci di farlo, che purtroppo la regola non esiste. I giocatori ci vogliono, ma non deve essere tanto un giocatore di Serie B piuttosto che un giocatore di Serie C. Deve essere un gruppo, deve essere una squadra, devono lavorare tutti con lo stesso obiettivo, non si devono creare problemi all'interno degli spogliatoi, e quando una squadra spinge tutta insieme, tutti dalla stessa parte, cercando di aiutarsi, non solo la squadra inteso come calciatori, ma la squadra inteso come staff, inteso come società tutta, quello è il modo per raggiungere gli obiettivi. Rivolgerei un'ultima domanda al dottor Carra e anche al professore Faraci. Oggi questo incontro con gli studenti serve appunto a dare degli spunti importanti per chi vuole avvicinarsi a questa professione, cominciare a sognarla già adesso. Quali i consigli che vi sentite di dare? È difficile. Io credo però che, come in tutto il mondo del lavoro, non solo nel mondo del calcio, se uno ha una passione, si applica, si impegna, studia anche non solo quello che c'è sui libri, ma anche informandosi su, ci sono dati, ormai con internet si può trovare di tutto, basta digitare modelli di business su Google, vengono fuori almeno 30 siti che parlano e che spiegano che cos'è il calcio. È chiaro, poi bisogna conoscerlo pian piano, non si può pensare di entrare in una società di calcio e di diventare immediatamente amministratore delegato, perché
ci sono tutta una serie di regole di finanziarie che riguardano, diciamo, il mondo dell'azienda in generale, ma soprattutto anche a livello di NOIFE, di federazione, cioè tutte le regole bisogna cominciare a impararle, bisogna cominciare a capire cosa significa quella maledetta domenica, perché poi alla fine facevano una battuta e dicevano il calcio è un mondo bellissimo in cui lavorare se non ci fosse la partita della domenica, perché poi purtroppo c'è ancora una, che forse anche il bello del calcio, c'è ancora un'imprevedibilità dovuta alla palla che entra o che va sul palo che cambia purtroppo a molte volte i risultati e il destino di alcune società. Allora, noi siamo lieti di avere ospite il dottor Carra che completa un ciclo di testimonianze aziendali in cui anche altri dirigenti aziendali hanno potuto dare il loro contributo a studentesse e studenti, che è un contributo anche umano, è studiare, sviluppare competenze, iniziare a fare gavetta nel mondo delle aziende, poi in questo caso nel mondo delle aziende sportive, per poi provare a scalare le posizioni più importanti. Quindi un contributo importante per il quale ringraziamo il dottor Carra, che ha una lunga esperienza al riguardo e soprattutto nel suo curriculum verrà sempre ricordata la grande esperienza del Parma, la famosa scalata dalla D alla Serie A. Dico in aggiunta che quando si affronta il tema del calcio, l'abilità delle società, in questo senso il Catania sta facendo grandi passi in avanti, è tenere dove possibili separate la parte societaria dalla parte sportiva, che poi è quella di competenza dell'allenatore del suo gruppo, dalla parte passionale che poi investe tutta la città, la stessa squadra e spesso e volentieri anche la governance, soprattutto spesso, quando i presidenti diventano tifosi. In questo senso, diciamo, il management, un management professionale, garantisce ove possibile questa separazione, lasciando la squadra più serena e pronta a concentrarsi sull'evento sportivo e in qualche modo attenzionando alla piazza anche l'importanza di far sentire la presenza. Io ho sempre detto, non ho motivo di nasconderlo, che l'asset più importante del Catania, l'asset non solo aziendale, l'asset sociale è il tifo dei catanesi, il brand del Catania come insieme di tifosi presenti sparsi in tutto il mondo, non soltanto nella città di Catania, e credo che questo sia poi anche un asset importante aziendale quando lo si deve valorizzare a fini manageriali.